La pista ciclabile a Roma è un sogno! No, che hai capito? Non è un sogno perché è bella, è un sogno proprio della sogni, per alcuni addirittura un incubo. Si parte da Viale Marconi per andare sul Biondo Tevere, facendo attenzione a qualche incrocio che gli automobilisti non sanno possa essere frequentato da ciclisti o umanità in genere, si affronta il lastricato a prova di freno di sgommata di Ponte Marconi e si arriva alla pista ciclabile, rossa, asfalto drenante o semplice pittura. Certo, fai attenzione, qualche paletto, qualche curva a gomito, qualche pezzo di inferriata, recinzione che esce fuori, che rametto, qualche buchetta, ma si arriva alla discesa con brecciolino e curva a gomito finale che porta al Tevere. Tantissime vecchiette prendere la medaglia al valore dopo aver affrontato questa discesa e uscirne intatte. Si prende la ciclabile sul San Pietrino. Perché la ciclabile sul San Pietrino? Per il valore storico romano. Effettivamente il San Pietrino ha un suo valore. Una pista ciclabile sul San Pietrino, diciamo, è abbastanza inusuale. Ma io non faccio trekking, vado in giro con una city bike e le persone che girano con il cestello, la roba della spesa, le biciclette autocostruite, magari a due piani della ciclofficina, non avranno molto piacere a frequentare una pista ciclabile sul San Pietrino. Non lo so, basterebbe chiedere a loro. Si passa sul Biondo Tevere e alla fine c'è il traguardo. Ma non è il traguardo, sono i lavori per l'estate romana. Sì, perché l'estate romana, che è una gran cosa, a me piace molto, sono un frequentatore dell'estate romana su una pista ciclabile, è altrettanto insolito come il San Pietrino. Si potrebbe anche convivere scegliendo di spostare questi gazebo da una parte o dall'altra, lasciare libera la pista ciclabile. Ma che ci importa? Perché effettivamente non è mai stata considerata la bicicletta come un mezzo di trasporto vero. Frequentando le nostre belle piste ciclabili, che a un certo punto finiscono a gradino alto così, paletto in mezzo, ma perché non prosegui sulla strada? Nei paesi europei, esiste. È una sorta di lampada dove c'è una bicicletta disegnata per il rosso, per esempio, e indica che non puoi muoverti. Può essere verde, in quel caso mi sembra voglia dire che tu possa andare avanti. Quando lampeggia di giallo dovrebbe significare che c'è un pericolo. Di attenzione, in Italia quando il giallo lampeggia, ragazzi, è festa, si balla tutta la notte. Lungo il percorso, fra la doppia e la tripla fila, possiamo andare con la bicicletta e si ritorna sui marciapiedi, con i nostri scivoli. Certo, c'è la sbarra davanti, poi lo scivolo, prendersi la bicicletta, come succede alla stazione di Tiburtina. C'è un bellissimo tapirulam, sempre fermo, ma noi abbiamo due ruote, ma che ci importa, la spingiamo la bicicletta. Quando dobbiamo arrivare al varco della metropolitana, ci sono tanti scalini. Forse pensare a uno scivolo anche lì. Effettivamente mi sono chiesto un sacco di volte perché la pista ciclabile si interrompe, ma per farci prendere anche i mezzi pubblici con la bicicletta. Vado giù alla metropolitana. Oh, bro, ma dove vai con sta bicicletta? Mica è domenica. Sì, perché per prendere la linea A o B della metropolitana romana si può fare con la bicicletta soltanto la domenica o durante i giorni della settimana dopo le 9 di sera. La mattina la metropolitana è congestionata, è piena di gente. Se una persona vuole andare al lavoro con la bicicletta, non vuole prendere la macchina per risparmiare, per un sentimento etico e morale, la metropolitana è congestionata la mattina perché c'è tanta gente, ok? Aumentiamo la frequenza delle metro, facciamo in modo che anche le biciclette la possano prendere la mattina, altrimenti che se stiamo a raccontare? Alla metro San Paolo ho cercato risposta in questa mia domanda. Ai cartelli appesi a caratteri cubitali ho letto qual è il comportamento da tenere e cosa succede in caso di danneggiamento da parte dell'utente, come portare gli animali, i bambini, le carrozzine, i disabili, biciclette, nulla. Non c'è neanche scritto la puoi prendere dopo le 9. Voglio dire, io non sono un ciclista provetto, prendo la macchina anche io, la prendo quando ho necessità di prenderla per spostarmi, andare fuori Roma, per portare degli strumenti di lavoro pesanti che altrimenti in bicicletta non potrei prendere. In acea la macchina si usa, non demonizziamo assolutamente la macchina, però sono un ciclista anch'io. Ho ritrovato la bellezza di andare in bicicletta, ho cominciato a spostarmi da zona a zona con la bicicletta senza passare per il traffico romano. La pista ciclabile a Roma è un sogno!